Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata degli LM Talks. Ospite qui con noi oggi è Jaspreet Singh, che ringrazio, saluto e ringrazio per la disponibilità. Jaspreet è il vicepresidente della Sikhi Sewa Society, che è una no profit nata a Novellara e che è da sempre al servizio delle persone. Jaspreet viene dall'India ed è arrivato in Italia nel 2000, si è trasferito a Cremona dove ha continuato e finito il suo percorso di studi, si è laureato in ingegneria e ad oggi è ingegnere, ma nel tempo libero, diciamo così, si dedica da sempre impegnato nel campo della mediazione culturale e della promozione dell'inclusione degli stranieri, in particolar modo della comunità Sikh, della quale è un membro della diaspora. Siamo qui oggi a parlare con Jaspreet per affrontare un tema che Large Movements aveva già affrontato in precedenza, ossia quello delle proteste dei contadini indiani a seguito dell'annuncio da parte del governo centrale di voler adottare una nuova politica agraria, quindi riformare il sistema agrario. E queste proteste vanno avanti da novembre dell'anno scorso e sono sempre più state oggetto di attenzione mediatica da parte della comunità internazionale, fino ad arrivare addirittura a star di Hollywood come Rihanna, che poi per aver semplicemente supportato attivamente le proteste si sono trovati a dover affrontare una grande battaglia mediatica messa in campo stesso dal governo indiano. Però alla fine di tutto le proteste sono sempre state portate avanti da uno slogan che è Dilli Chalo, di cui mi scuso della pronuncia perché sicuramente è sbagliata, ma vuol dire andiamo a Delhi. Infatti l'obiettivo principale dei contadini sin da subito era quello di portare le loro rimostranze nella capitale indiana e finalmente a fine gennaio di quest'anno i contadini sono riusciti nel loro intento, sono entrati nella città con le ruspe in una giornata tra l'altro fondamentale per tutta l'India, ossia la festa della Repubblica. A questa rivolta e a questa presa di Delhi, chiamiamola così, la polizia ha risposto con estrema violenza, violenza che poi è sempre andata a aumentare. Quindi oggi volevo chiedere a Jaspreet se appunto ci puoi un pochino raccontare come si è evoluta la protesta e in questi mesi e soprattutto poi come è stata la conseguente reazione del governo. Certo, allora giusto per un quadro generale, a settembre il governo si è affrettato a spingere attraverso il Parlamento tre leggi che incoraggiano gli investimenti privati nell'agricoltura, rimuovendo così le barriere commerciali che garantiscono ai piccoli agricoltori di riuscire a distribuire i propri raccolti sul mercato senza dover necessariamente competere con i giganti dell'agroalimentare. Così i contadini di tutta l'India si sono decisi di mettere insieme, animando quella che è la più grande protesta pacifica della storia umana, marciando sulla capitale indiana, Delhi, sostenuti da uno sciopero nazionale che ha coinvolto all'incirca 250 milioni di persone in tutta l'India. Purtroppo, però, la risposta delle autorità è stata quella di cercare di fermare queste proteste in modo però meno pacifico, usando infatti cannoni ad acqua, gas lacrimogeni, bloccando le strade con barricate e scavando addirittura fosse sulle strade che portano a Delhi, ma soprattutto bloccando negli ultimi mesi gli approvvigionamenti di acqua, cibo e elettricità in molte aree dove sono presenti numerosi manifestanti, soprattutto persone anziane e persone vulnerabili, fino ad arrivare al più recente blocco di internet e dei social media per poter isolare i manifestanti dal resto del mondo. Misure molto molto estreme, giustificate però dalle autorità per essere nell'interesse della sicurezza pubblica. Lo stesso pubblico che però viene denunciato, rinchiuso in prigione se fa giornalismo e mette in luce l'abuso di potere della polizia. Infatti, l'Osservatorio dei diritti umani ha parlato della situazione criticando il governo indiano e dicendo che per perseguire la propria agenda nazionalista, il governo del primo ministro indiano presiede a una pericolosa regressione dei diritti umani alla libertà di parola ed espressione. E qui casca a pennello una frase che avevo letto qualche giorno fa, che dice: in India vi è la libertà di parola, ma la libertà di
dopo la parola non è garantita. E in tutto questo, però, la Corte Suprema ha cercato di favorire un confronto, ritardando di 18 mesi l'entrata in vigore di queste leggi. Il mondo agricolo, però, ha completamente rifiutato, perché i contadini lasceranno le piazze solo quando il governo avrà ritirato le leggi e prenderà dei provvedimenti per mantenere i piccoli agricoltori competitivi sul mercato. Infatti, i contadini hanno costruito accampamenti semipermanenti lungo le arterie stradali principali di Nuova Delhi, con tanto di cucine comuni, alloggi, scuole, biblioteche, centri massaggi, una palestra, mostrando in tutto questo l'intenzione di non desistere fino alla revoca definitiva delle leggi. Tuttora il governo non mostra nessuna volontà ad ascoltare i contadini. Infatti, nonostante i tanti incontri tra i rappresentanti sindacali dei contadini e quelli del governo, non si è ancora arrivati alla cancellazione di queste leggi, che è l'unica cosa che i contadini vogliono. Probabilmente ci vorrà ancora un po', però noi abbiamo adesso fatto appunto un po' una disamina di quello che di come sono andate le cose, avanti le cose nel tempo. Però io volevo fare invece un passo indietro, ossia andare verso l'origine della protesta, nel senso l'origine territoriale, perché è poi un po' il motivo per il quale siamo qui oggi. Allora, uno degli stati che è stato tra i primi promotori della protesta appunto dei cittadini indiani e dei contadini indiani, scusate, è lo stato del Punjab, stato dove la prevalenza della popolazione è una popolazione contadina, tra la quale, diciamo, stando agli ultimi dati disponibili, che sono quelli del censimento del 2011, il 58% della popolazione contadina fa parte della comunità Sikh, e della quale appunto Jaspreet è uno degli esponenti della diaspora. Ora, le tensioni nello stato del Punjab, proprio per questa prevalenza della comunità Sikh al suo interno, sono da sempre oggetto di discussione, perché il governo centrale taccia i Sikh, li considera dei terroristi, e per questo motivo mette in atto da anni delle politiche di discriminazione e di violenza vera e propria istituzionalizzata. Pertanto, questo è uno dei motivi per il quale il Punjab poi è stato uno degli stati promotori delle proteste, perché i contadini là, oltre a temere, diciamo, con questa nuova riforma, temono un peggioramento di condizioni di vita che già di per sé stesse non incontravano i minimi standard di una vita dignitosa secondo il diritto internazionale. Quindi volevo chiederti, Jaspreet, se puoi spiegarci quali sono le condizioni attuali in cui è costretta a vivere la comunità dei Sikh e quali sono i maggiori timori che poi li hanno spinti effettivamente nel concreto a scendere in piazza. Allora, come hai detto tu, questa marcia degli agricoltori, dei contadini, ha avuto inizio nelle aree agricole più fertili del paese, gli stati del Punjab e Haryana. Infatti, i contadini di questi stati hanno iniziato protestando prima pacificamente all'interno del proprio stato, decidendo poi di mostrare il proprio dissenso, che tra l'altro è stato largamente condiviso dall'intera nazione. Gli agricoltori Sikh ora hanno una causa degna e hanno galvanizzato la comunità agricola di tutto il subcontinente e generato sostegno a livello nazionale. E passeranno comunque alla storia dell'India come gli eroi in prima linea del movimento contadino, perché lo sono di fatto. Ovviamente ad alcuni politici indiani non è piaciuta l'azione dei Sikh. Infatti il governo sta cercando di ritrarre i contadini Sikh dal Punjab come i separatisti khalistani, proprio per cercare di mettere in cattiva luce i contadini. Però i giovani contadini Sikh non solo sono più istruiti, ma sono anche distribuiti a livello globale e possono dare una risposta adeguata a questi attacchi. Gli agricoltori Sikh possono tranquillamente combattere la battaglia meglio di qualsiasi altra comunità agricola del paese indiano. E se diamo un occhio al passato, la politica agricola ed industriale dell'India tra gli anni 60 ed 80, per il Punjab puntò ad una modernizzazione dell'industria e dell'agricoltura. Questo
Ma i continui dissapori con il governo centrale a proposito dell'uso e gestione delle acque continuarono a creare attriti, uniti al malcontento della suddivisione del Punjab, portarono appunto alla costituzione di questi gruppi separatisti, con la partizione del 1947. Le popolazioni dell'area del Punjab si ritrovarono coinvolte nel grande movimento di massa che vide lo spostamento di milioni di individui tra i due confini, Punjab, Pakistano e Punjab indiano, ma anche tantissimi morti in un momento di forte attrito e scontro interreligioso. Creato lo Stato del Punjab indiano nel 1947, fu poi nuovamente diviso nel 1966 per la creazione dello Stato dell'Ariano, e con un grande passato ancora vicino dal punto di vista temporale, il popolo Sikh è rimasto con l'amaro in bocca. E se torniamo agli anni un po' più recenti, il Punjab sta affrontando una serie di crisi molto gravi negli ultimi decenni, ad esempio una crisi di scarsità d'acqua, come accennavo prima, il numero crescente di suicidi degli agricoltori, l'inflazione e i cambiamenti politici che si sono tradotti in un minore sostegno da parte del governo verso gli agricoltori. Quindi questa protesta è vissuta dai Sikh come l'ultima risorsa per poter dare una svolta. In più è una resistenza ad un'ingiustizia che rispecchia la forza e la caparbietà di una società che ha nel proprio codice religioso, morale e culturale la regola che un Sikh ha sempre il dovere di opporsi alle ingiustizie in difesa dei deboli. E per i Sikh i deboli oggi sono i lavoratori agricoli di tutta l'India. E io proprio su questo allora mi voglio rifare anche perché tu hai detto una cosa fondamentale prima, ossia che i contadini, diciamo, gli agricoltori Sikh hanno una forza maggiore anche perché sono sparsi in giro per il mondo sostanzialmente, no? Ti volevo chiedere proprio in qualità di membro della diaspora, come la diaspora sta supportando o può supportare attivamente le proteste che sono attualmente in atto e in più in generale anche come la società civile in Occidente può mantenere, fare pressione da un punto di vista diciamo, istituzionale, diplomatico e soprattutto può mantenere i riflettori accesi su quella che possono essere le nuove violazioni di diritti umani che poi scaturiranno qualora la riforma agraria che ricordiamo è voluta sì dal governo indiano ma con una influenza delle multinazionali quali la Monsanto e similari, non indifferente. Quindi, se qualora questa riforma venisse approvata, ci sarebbero delle violazioni maggiori. Quindi, come può anche la comunità internazionale e gli enti del terzo settore in questo caso poter mantenere i riflettori accesi? Allora, la diaspora e sta tuttora cercando di esortare i governi stranieri a intervenire per mettere sotto pressione il governo indiano. Le organizzazioni di manifestazioni, raduni nelle varie città, ovviamente stando a regola con restrizioni Covid e tutto quanto, però sono molto attive e c'è molta partecipazione, soprattutto in paesi come ad esempio il Canada, gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Italia e l'Australia, e si cerca più che altro di sostenere le proteste in corso in India anche tramite donazioni e aiuti legali e medici. Infatti ci sono molti medici e associazioni di volontariato di origine Sikh che sono sul fronte insieme ai contadini a dare il proprio supporto. E diciamo che la diaspora riconosce bene i rischi che gli agricoltori indiani corrono. Parlando dell'Italia, ad esempio, ci sono state tante manifestazioni nelle varie piazze, tra cui Roma, Milano, Brescia, Verona e molte altre città, dove soprattutto sono i giovani a diventare la voce degli agricoltori e sensibilizzare il popolo italiano. Infatti, all'inizio i media italiani non ne parlavano quasi per niente, ma tramite social network molti giovani, tramite le proprie pagine Instagram o comunque Facebook, hanno cercato di attirare l'attenzione dei media italiani, no? Facendo tag bombing, taggando appunto le pagine di giornale sui contenuti riguardanti le proteste, e si è cercato di fare lo stesso anche con i vari ministri e personaggi influenti, ma facendo mail bombing. E tutto questo, diciamo che è
spunto preso dall'idolo dei giovani, Bhagat Singh, uno degli eroi della lotta per l'indipendenza indiana, che appunto bombardò a modo suo l'assemblea per farsi sentire nell'India coloniale. E finalmente qualcuno iniziò a parlarne. Poi arrivò il tweet di Rihanna, che aprì la strada anche per altre celebrità di condannare la violazione dei diritti umani nei confronti contro gli indiani. Naturalmente anche in questo caso le prese di posizione delle celebrità, appunto, come Rihanna, che era sostenuta a stretto giro anche da Mina Harris, la nipote della vicepresidente americana, e dall'ambientalista Greta, sono state mal digerite dal governo indiano, che ha accusato alcuni stranieri di essere in cerca di sensazionalismo. La protesta degli agricoltori, però, è anche stata un'opportunità importante per avvicinare la nuova generazione alle proprie radici. Armati di una doppia identità e dall'impegno a proteggere i diritti umani nel proprio paese di origine, noi giovani Sikh, spesso immigrati di seconda o terza generazione, stiamo facendo il nostro meglio per poter informare le persone e tenere alto il supporto verso le proteste. Perché per quanto riguarda il futuro di queste proteste, sono convinto che i contadini, in prima linea, non cederanno fino a quando non avranno ciò per cui protestano. E la convinzione nasce dalla caparbietà mostrata dagli agricoltori che, nonostante le avversità climatiche dei mesi di dicembre e gennaio, hanno passato il rigido inverno fuori, in mezzo alla strada, senza problemi. E ora che il clima è molto più mite, non avranno nessun tipo di problema. E menziono il clima semplicemente perché per il resto i contadini sono super attrezzati, appunto, come dicevo prima, con accampamenti, cucine comuni, si sono costruiti una nuova casa temporanea ai confini di Delhi, e noi della diaspora continueremo a fare del nostro meglio per poter portare la loro voce a livello internazionale. E allora io in questo sicuramente noi speriamo, noi di Large Movements speriamo che di contribuire, continuare a contribuire sempre fino alla fine delle proteste a mantenere i riflettori accesi, quindi sicuramente ci saranno altre occasioni per conoscerci, per collaborare proprio su queste cose e non solo. Però per il momento ti volevo ringraziare per questo contributo. Hai parlato proprio di quello che è la situazione sul terreno, sostanzialmente, cosa che un po' anche complice il blocco di internet non è così semplice in Occidente poter avere, quindi veramente grazie di questa condivisione di informazioni e grazie anche a voi per aver visto l'intervista, e ci vediamo alla prossima puntata.